contengono opere di grande valore storico e artistico. Sono più di 1000 e sono distribuiti in tutto il paese, ma sono praticamente sconosciuti e spesso snobbati. Sono i musei ecclesiastici, veri scrigni di storia e di cultura, di bellezza e di fede. Ora si è deciso di metterli in vetrina per 2 intere giornate, il 2 e il 3 marzo, per farli conoscere. Sono musei giovani, sono originali, molto legati al contesto, al territorio, alle popolazioni. Sono musei, diremmo, di carattere popolare. Che si tratti di una piccola raccolta di oggetti votivi o di arte sacra locale, in una chiesa o in un monastero, oppure di un grande museo diocesano ricco di opere di grande valore storico e artistico, i musei ecclesiastici sono veri e propri luoghi della memoria e dell'identità. Si sta lavorando a quello che rappresenta questo patrimonio per la vita e la storia della Chiesa, non soltanto delle comunità che ci hanno preceduto, ma per la vita e la storia della Chiesa oggi. Si pensa che entrando nei nostri musei si faccia catechesi. Noi non facciamo catechesi, noi siamo un ponte tra chi crede e chi non crede. Sempre più aperti, attivi e protagonisti, i musei ecclesiastici hanno deciso anche di mettersi in rete e già in una 70ina di essi le principali attività di quest'anno saranno dedicate all'anniversario dell'editto di Costantino, che nel 313 d.C. pose le basi della libertà religiosa. Noi siamo in relazione l'uno con l'altro, i nostri musei lavorano insieme, siamo abituati, ma che tutto questo diventi però una sorta di grande possibilità di gestione diversa delle cose. Andiamo sempre verso quel discorso della valorizzazione che ci sta a cuore tanto.